Domenica 28 aprile, con la messa delle 8:30, accoglieremo in Basilica con molta gioia e fervore una reliquia di San Giovanni Paolo II. È una peregrinazio che è stata realizzata con questa reliquia per ricordare i 10 anni della canonizzazione di Karol Wojtyla, il Papa Santo. Ed è una felicissima ricorrenza perché si conclude qui la peregrinazio di questa reliquia nella regione Campania. La felice coincidenza è proprio questo, che si concluse qui a Torre, in Basilica, la visita dell'11 novembre del 90 di Giovanni Paolo II alla diocesi di Napoli. Ecco, siccome noi nella lettura di fede non vediamo il caso, ma la provvidenza, o come amano dire i giovani, la Dio incidenza, è proprio bello questa Dio incidenza, concludere qui in Basilica la peregrinazio di questa reliquia. Alla messa delle 8:30 faremo la preghiera di intercessione per gli infermi. Alle 10:30 la messa con i fanciulli e le famiglie, perché Giovanni Paolo II è stato proprio il Papa della famiglia e dei giovani, e quindi ci saranno anche i giovani alle 10:30. Alle 17 avremo un'ora di adorazione, sempre animata dai giovani, con le parrocchie del centro storico, e alle 18:30 con la messa solenne concluderemo questa giornata di preghiera con un atto di affidamento a San Giovanni Paolo II. È bello ricordare quello che lui disse qui a conclusione del discorso alla città che tenne a Via Comizi. Lui, richiamando San Vincenzo Romano, che qui venerò in Basilica, disse così: vi invito a riprendere il suo progetto pastorale e a inserirlo nelle moderne tensioni sociali. Ecco, ravvivare questa consegna del parroco santo può significare per la città un momento di nuovo fervore, sia religioso che civile.